Amici di Sport Legnano, bentornati al Focol Quiz, un match molto speciale che inaugura un altro girone. La situazione è sempre più confusa, in realtà non si capisce più nulla, ammesso che si sia mai capito qualcosa. Abbiamo il coach Luigi Uma. Buonasera a tutti. E Martina Brogliato. Buonasera. Allora, un match importante, la prima volta allenatore contro giocatrice in questa edizione. Eh sì, poi una bella agonista mi avete messo. Eh sì, non una che si arrende dopo un secondo, esatto. Esatto. Allora, facciamo partire Martina per cavalleria, coach. Certo, certo. Ok. Allora, Martina. Prego. Domanda molto semplice, direi. Che verso fa il cavallo? Vabbè, nitrisce. Nitrisce. 1-0. Okay. Facciamo la formula del botta e risposta, invece di 5 poi 5 facciamo una a una, sempre sullo stesso argomento. Ah, 5 sono diventate? Sono 5-5. Ah, ok. Ah, sempre state 5, ok. Ovviamente anche per il coach, un animale, il suo verso. Oddio. Che verso fa il furetto? Squittisce. Ha un gergo tecnico, pot potta. Che ne so io. Fa pot pot praticamente, anziché squitta. È una simile a uno squittio, può valere mezzo punto la risposta. Ah, ok, beh. Ok. Non lo sapevo neanche io. Sì, beh, questa era un po' complessa. Allora, un anagramma per tutti e due, anagramma di Roma. Vabbè, ce n'è più di uno. Sì, scegliene uno. Mora. Mora, o anche ramo tipo. Amor. Amor. Preparatissimo, maestra di anagrammi. Qua c'è un anagramma di una città. Sesto Calende. Viene fuori una roba di senso compiuto. Un animale che ha un problema fisico. Sesto Calende. Oh, mamma mia, una più lunga non c'era. Diciamo che fin qui non c'è stata molta fortuna, perché Roma era un po' più semplice. Sì, direi di sì. Un aiuto è appunto un animale. L'animale è il cane. Facciamo questo aiuto qua. Quindi cane, sono quattro lettere dell'anagramma. E ha un problema fisico. C'è l'anagramma di Sesto Calende che è un cane? È un cane che ha un problema fisico. Un cane che ha un problema fisico. Sì. Fastidio. No, non mi viene in mente, onestamente. Tosse del cane. Ah, ecco. Un cane con la tosse, praticamente. Ah, ok. Bisogna vederle scritte, perché così sarebbe. Così è complesso. Allora, la capitale. A te, Martina, chiedo la capitale del Regno Unito. Vabbè, Londra. Londra. Coach. Che ecco. La geografia adesso. Un paese dell'Africa minuscolo, no? È un arcipelago del Pacifico. Vanuatu. Facile. Ma l'hanno fatto apposta. No, tu che vai sempre, forse. Vanuatu. Vanuatu è un arcipelago del sud del Pacifico. Ma te la sai? Certo. Pensa a una squadra dell'anno scorso. Sto dando suggerimenti, quindi è mezzo punto in più per me. Pensa a una squadra dell'anno scorso contro cui abbiamo giocato. Una bella partita con un casino di persone. In trasferta dove ti sei gasato un sacco. C'è Villa Cortese. Sì, quindi Villa c'è. Ah no, non lo so. Port Villa. Ah, come fai a saperla tu? Questo lo dobbiamo ancora capire. Gira il mondo. Bene, la penultima domanda. In che anno è stata scoperta l'America? Domanda di storia. 1492. Perfetto. Mi odi. Oh, è stato un sorteggio che la galanteria non paga, direi. Ok, allora, vediamo adesso. In che anno, sempre domanda di storia, è avvenuto l'ingresso nelle Nazioni Unite dell'arcipelago di Vanuatu? E siamo a due. 1947. 81. Più recente, perché non l'hanno scoperto prima dell'81, mi sa. Ah, ok. Allora, la domanda di arte che va a chiudere il quiz. Dov'è custodita la Mona Lisa? In quale museo? Parigi, Louvre. Louvre. Ecco, anche qui è un po' più difficile. Immaginavo. Dove è custodito il Santa Maria di Araceli e il Campidoglio di Canaletto?
una città europea, dell'est Europa, capitale, museo delle belle arti di... Potrebbe essere... Di? Vienna? No. Di, broiato, di? Ah, B! Non lo so. Capitale, est Europa, B. Bucarest. Budapest. Coach, domande difficilissime. Ascolta, ho studiato più adesso che nelle 10 partite che abbiamo fatto in campionato. Allora, bene, direi che preferisco essere eliminato adesso, così magari andiamo avanti nei playoff. Direi che è ora di dire che ovviamente era tutto truccato e escogitato da questa mente diabolica. Avrei fatto in versione. Sapevo le tue risposte, cioè, perché me le ha scritte? Perché sennò ne sapevo una. Vabbè, giusto così. Giusto così. Almeno io mi dedico ad altro. Io l'avrei fatto un po' meno questa parte del quiz. Comunque in modo concordato, perché era carino far vedere tutto. Sembrava questo. Sembrava tanto strano. Vabbè. Sì, ma Vanuatu poteva venire fuori solo in un incubo. Esatto. Bene. Bene, coach, se vuole si può fare la rivincita. No. Va bene, no, così, sì, eliminazione a tavolino. Direi. Allora, Martina qualificata di diritto, direi. Perfetto, manca la sfida equa con la STE. Esatto, si farà equa. Altra entusiasta di partecipare al quiz. Bene, allora, un ringraziamento per questa versione speciale del quiz a Martina, mente diabolica, Brogliato. Ciao amici, grazie, alla prossima. Coach Luigi Uma. Buonasera a tutti. E amici spettatori, come diceva il buon Mike, buongiorno.